Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Noi Così Amo Online. Video breve oggi, estate, voglia di mare, voglia di non stare troppo al computer, per cui video molto breve, come vedete sul piano di lavoro la scritta parla di testo sul tracciato più trucchetto. Ho già parlato del testo sul tracciato, vi faccio vedere come funziona, ma vi insegnerò anche un trucchetto che sicuramente molti di voi ancora non conoscono. Sigla, poi il video e poi saluti. Andiamo a vedere come si comporta Lightburn sui testi applicati ai tracciati. Andiamo con lo strumento matita e disegniamo una linea che va da sinistra a destra. Sotto facciamo la stessa cosa con una linea, però in questo caso da destra a sinistra. Andiamo adesso a scrivere due parole. I test. Quindi facciamo prova, l'andiamo a selezionare, selezioniamo con CTRL anche il tracciato in alto e andiamo a applicare la parola prova sul tracciato. Come vedete si è adagiato sul tracciato anche perché diciamo, nelle impostazioni del font avevo messo come allineamento in basso rispetto all'asse delle Y. Andiamo adesso a rifare la stessa cosa con l'altro tracciato, quindi riandrò a scrivere prova. Lo andrò a selezionare, seleziono il tracciato di sotto e vado ad applicare la parola prova al secondo tracciato. Come vedete, me l'ha specchiato. Andiamo a vedere il motivo. Se io vado a selezionare i due tracciati e vado ad editarli con la funzione di Edita Nodi, vediamo che hanno un aspetto leggermente diverso. Quello in alto, ovvero sia la linea che ho tracciato da sinistra a destra, presenta il nodo iniziale, che è questo verde contornato da un bordo nero, a sinistra, da dove si è generata la linea. E da quest'altra parte il nodo finale che è un nodo verde senza contorno. Sotto invece il nodo iniziale del tracciato è questo contornato dal bordo nero e il nodo finale è questo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Lightburn come direzione del testo la dà in base al senso che ha il tracciato. Questo ha un senso che parte da sinistra a destra, per cui mi mette il testo da sinistra a destra. Questo al rovescio parte da destra a sinistra e me lo dà addirittura specchiato. Bisogna tenere presente quindi quando andiamo ad applicare dei font o dei testi su un tracciato qual è il verso del tracciato stesso e lo si può notare anche da come si muovono i trattini, ingrandisco il piano di lavoro. Da come si muovono i trattini dentro il piano di lavoro. Questo che l'ho tracciato da sinistra a destra, i trattini si muovono in una direzione verso destra. Questo che l'ho tracciato da destra a sinistra, vedete, i trattini si muovono da destra a sinistra. Ma vediamo se ci dovessimo trovare in una situazione del genere, dove abbiamo questo tracciato che parte da destra e va a sinistra. E vogliamo mettere la prova, la scritta prova, su questo tracciato. In questo caso non ce lo farebbe fare perché abbiamo che il tracciato è inverso. Quindi se io faccio così, come abbiamo visto prima, lo va a mettere sotto. Ctrl Z. Ritorniamo alla situazione. Allora, c'è un escamotage da fare. L'escamotage da fare è questo. Ovvero sì, andiamo a editare i nodi. Dopodiché andiamo in un punto, primo nodo più vicino al nodo finale, con break lo andiamo a interrompere, lo andiamo a riselezionare. Vedete, io lo sposto leggermente, dopodiché vado a fare con la matita, strumento matita, vado a fare un segmento che è praticamente uguale a questo. Lo vado a mettere qua, vado a selezionarlo, questo lo possiamo anche cancellare, andiamo a selezionare questo, andiamo a vedere
vedete che iniziale questo, finale questo, seleziono l'altra parte del tracciato, andrò a unire con modifica, unisci o unisci i tracciati, e adesso avete visto che il nodo iniziale è qua, nodo finale qua. A questo punto posso andare anche a selezionare prova, facciamo applica tracciato al testo e questa volta me lo mette correttamente. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, per cui vi chiedo come al solito di lasciarmi un like, iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto, campanellina, e ci vediamo ai prossimi video. Giusto il trucchetto? Scrivetelo nei commenti.